questo nostro incontro, finalmente ci vediamo. Spero che in questo periodo, coronavirus permettendo, vi siate anche riposati comunque. Mi raccomando, state attenti. Ricordatevi, la salute è la prima cosa. Adesso però analizzeremo insieme i gradi della scala. Cosa sono i gradi della scala? Come voi sapete, le note sono sette. Ad ogni nota i musicisti hanno dato un nome, dando anche una spiegazione per ogni grado. È opportuno che le cose che oggi io vi dico, voi possiate prenderle come appunti. Guardando questo filmato potete rallentare, tornare indietro, fare tutto ciò che vi è necessario. Analizziamo la scala modello, scala di Do maggiore. Noi cosa ci ricordiamo di questa scala? Ci ricordiamo che porta ai suoi semitoni tra il terzo e il quarto grado, cioè tra il Mi e il Fa, e tra il settimo e l'ottavo grado, tra il Si e il Do. In queste due posizioni ha il semitono, cioè la più piccola distanza in musica. Vuol dire che tutte le altre note invece sono a distanza di tono. Esempio, Do, Re, un tono, Re, Mi, un tono, Mi, Fa, un semitono, come vi ho appena spiegato. Fa, Sol, un tono, Sol, La, un tono, La, Si, un tono, Si, Do. Ecco il secondo semitono della scala di Do maggiore. Scala modello vuol dire che tutte le altre scale maggiori, con i diesis e con i bemolli, mantengono tutte la stessa distanza. Detto questo, adesso noi dobbiamo dare un nome a ogni nota. Allora, se noi analizziamo la scala di Do maggiore, il primo grado è il Do. Poi, come vedete, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, ecco i sette gradi. Se noi analizzassimo invece la scala di Sol maggiore, il primo grado sarebbe un Sol. La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol. Se analizzassimo la scala di Re maggiore, avremmo di conseguenza le note Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do diesis, Re. Allora, come vedete, c'è sempre in tutte le scale maggiori, che sono 7 con i diesis e 7 con i bemolli, in tutte c'è questa distanza di semitono tra il terzo e il quarto grado e tra il settimo e l'ottavo. Adesso noi però vogliamo sapere i nomi con cui si chiamano i vari gradi della scala. Allora, attenti, il primo grado della scala si chiama tonica. Tonica è anche il grado di massimo riposo. Secondo grado, visto che sta sopra la tonica, l'hanno chiamata ovviamente sopratonica. Terzo grado, importantissimo! Pensate soltanto che il terzo grado stabilisce se una scala è maggiore o minore, e può essere solo una di queste due cose. Per cui può essere solo o maggiore, cioè dando un tono, diciamo, allegro al brano stesso, oppure minore, un brano triste. Ma è questo terzo grado che stabilisce la caratteristica della scala stessa, per cui fondamentale, e si chiama mediante modale o caratteristica. Mediante perché sta in mezzo alla triade tonale, modale perché dà il modo maggiore o minore, come vi ho spiegato prima, caratteristica perché ne caratterizza il modo. Quarto grado, importantissimo, attenzione, ha due nomi, quasi tutti conoscono sottodominante, ma esiste un altro termine che dovete imparare, che si chiama controsensibile. La sensibile sarà il settimo grado che poi analizzeremo, che dista dalla tonica un semitono. Anche in questo caso lui è quarto grado, tende a risolvere sulla mediante, sul terzo grado, perché tra la mediante e la sottodominante c'è un semitono, perché abbiamo visto questo quarto grado che si chiama con due nomi, mentre il terzo addirittura ha tre nomi. Andiamo al quinto grado della scala, dominante, grado importantissimo, è proprio là in mezzo. Il sesto grado ovviamente si chiamerà, se il quinto si chiama
dominante, il sesto si chiama sopradominante, settimo e ultimo grado noi lo chiameremo sensibile, perché è sensibilizzato a risolvere sul gradino più vicino, che dista solo un semitono da lui, e questo gradino si chiamerà sensibile per questa attrazione che ha verso la tonica successiva. Da lì in poi ricomincia tutto da capo: tonica, sopratonica, mediante, sottodominante, dominante, sopradominante, sensibile. Oggi abbiamo imparato i gradi della scala. Magnifico, rivedersi, ma attenzione, presto ci rivediamo. Un abbraccio grande a voi e alle vostre famiglie. Sapete che vi adoro. Non avrei altre parole da aggiungere. Un bacio grande, a presto.